Eccoci pronti per una nuova edizione del nostro TG, sono tanti gli argomenti, cominciamo dal sommario. Il municipio Obruzio cancella i cordoli su via Sertorio Quattromani, l'assessore Covelli si dice soddisfatto, ma l'ex sindaco Chiuto replica, è un'involuzione. La tragica morte di Ilaria Mirabelli nell'incidente accaduto a Lorica domenica scorsa ha sconvolto una città intera. Sono decine i post pubblicati sui social dedicati a lei. Intanto la procura ha aperto un'inchiesta, si attendono i risultati dell'esame autoptico. Molte le proteste dei cittadini per il mare color verde che per alcuni giorni ha tenuto lontani i bagnanti dai lidi, il fenomeno che per fortuna si è ripetuto per un breve lasso di tempo non preoccupa gli esperti. Dopo l'incendio del boost dell'associazione che si adopera per rilanciare il Borgo Croce nel Reggino, i cittadini hanno avviato una raccolta fondi per acquistarne uno nuovo. Oltre 45.000 le presenze fatte registrare nelle manifestazioni canore organizzate in occasione del Tirreno Festival. Grandi artisti si sono avvicendati sul palco del Teatro dei Ruderi di Cirella, soddisfatto l'organizzatore Alfredo De Luca. Domani la Serie B torna in campo, il Cosenza ospita il La Spezia, il Catanzaro sarà a Cesena. Intanto negli ultimi giorni di mercato i dirigenti silani proveranno a rendere più competitiva la squadra. Buon pomeriggio dalla redazione del TG10, lo avete sentito in apertura, lo avete sentito proprio dai nostri titoli, siamo a Cosenza dove stamattina sono stati smantellati i primi cordoli delle piste ciclabili in via Sertorio Quattromani. L'iniziativa non poteva essere diversamente divide, critiche da alcune associazioni e da qualche utente. Altri ciclisti e soprattutto i commercianti della zona plaudono alla scelta. Vediamo. È iniziata oggi l'attività di modifica dello schema delle piste ciclabili di Cosenza, annunciata dall'amministrazione comunale nelle scorse settimane. Ecco i primi metri di cordoli divelti a via Sertorio Quattromani, uno dei tratti più contestati. I lavori continueranno nei prossimi giorni, evidentemente, e dovrebbero interessare anche l'area del centro commerciale Due Fiumi. Nonostante le critiche di associazioni ed esponenti politici, proviamo a chiedere un commento a chi utilizza le piste quotidianamente. Ci sono contrari, favorevoli e proposte alternative. Non è un bene. Assolutamente non è un bene per noi, è una comodità, è una grossa comodità. Sono tutto il giorno in bici o in monopattino, mi sposto con qualunque cosa su Cosenza, penso che servono. È meglio così anche per il traffico, e la bicicletta magari c'è sempre, rispetto c'è sempre, perché è piccolina la bicicletta. Era un po' troppo grande per la carreggiata, chiudeva troppo la carreggiata secondo me. E quindi secondo me potrebbe essere la pista ciclabile fatta o più piccola, anche solo questa striscia. Ad esempio nelle grandi città, cioè Torino, dove ho abitato, la pista ciclabile è fatta direttamente e non c'è lo spartitraffico. Questo spartitraffico creava problemi perché gli automobilisti parcheggiavano da quel lato, oltretutto essendoci la farmacia, c'è un parcheggio per l'acquisto dei farmaci. E quindi secondo me, non dico che sia stato fatto bene o male, è una questione proprio di logistica. In effetti l'attuale pista restringeva la carreggiata creando spesso ingorghi al passaggio di bus e mezzi pesanti in presenza di auto in sosta anche autorizzata, un problema per i commercianti della zona che plaudono l'iniziativa dell'amministrazione Caruso. Credo che sia la decisione più giusta perché i clienti lamentavano il fatto di non trovare parcheggio, di avere difficoltà a venire anche in negozio, infatti posso testimoniare di aver ricevuto magari telefonate da clienti assidui, dici ti faccio l'ordine tramite telefono perché mi rende difficile trovare parcheggio nella zona. Quindi personalmente ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per aver fatto quest'opera. Fin qui il presente, il sindaco però, si è spinto oltre immaginando una pista ciclabile finanziata nell'ambito dell'agenda urbana Cosenza Rende che unisca le due città seguendo il corso del Crati e che in futuro possa arrivare addirittura a Sibari.
immediata la reazione dell'ex sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, oggi senatore, che in un messaggio sui social dice un'involuzione, davvero un cattivo esempio per i cittadini. Vediamo. Era già accaduto qualche mese fa con la demolizione della rotatoria su via Pasquale Rossi. Oggi l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, attraverso il social dell'assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli, fotografato il momento esatto della rimozione dei cordoli della pista ciclabile su via Sertorio Quattromani. Immediata la replica via Facebook del senatore Mario Chiuto, ex primo cittadino, che ha parlato di un'involuzione preoccupante rispetto agli sviluppi positivi che avevamo visto sotto la mia amministrazione. Occhiuto ha rimarcato nel suo post come durante il suo mandato Cosenza era riconosciuta come una città europea modello, vivace e apprezzata in tutto il meridione, e aveva raggiunto i primi posti nella classifica nazionale sulla qualità della vita tra le città italiane. Una città che smantella le piste ciclabili e le piazze per bambini, scrive ancora il senatore forzista, non solo arretra in termini di urbanistica sostenibile, ma invia anche un messaggio negativo ai suoi cittadini, soprattutto ai giovani, sull'importanza di questi valori, sostenendo una mentalità che privilegia la convivenza immediata al benessere collettivo e alla sostenibilità a lungo termine. E cambiamo argomento, restiamo a Cosenza, torniamo ad occuparci dell'incidente di domenica in Sila, dove ha perso la vita Ilaria Mirabelli. Oggi in città la camera ardente, ebbene c'è cordoglio perché la donna era davvero molto conosciuta. I funerali saranno in programma domani. Sul fronte invece delle verifiche è stata effettuata l'autopsia, la procura ha aperto un'inchiesta, si vuole capire bene la dinamica di questo incidente. Vediamo. Gli ultimi reel di Ilaria Mirabelli sui social la ritraggono in un'insolita veste di modella, mentre indossa abiti di Luigia Granata, con la quale ha lavorato fianco a fianco. La sua morte in un tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa a Lorica ha lasciato sgomenti, creando sconforto e dolore. Anche sui social in tanti hanno voluto dedicare ad Ilaria un pensiero, un ricordo. Il coro unanime è di una giovane che amava la vita, che desiderava avviare un percorso lavorativo e imprenditoriale, che aveva diverse passioni, fra le quali quella per il Cosenza, la squadra del cuore. È proprio dai tifosi rossoblù che nelle ore immediatamente successive alla tragica scomparsa si registra il primo segnale di partecipazione al dolore. I tifosi presenti a Mantova non hanno esposto nessuno striscione in segno di lutto, e per onorare la memoria di Ilaria hanno scritto «Amica e ultra di vecchia data, volto buono, gentile e sorridente, da sempre innamorata di questi due colori». Nelle ore successive amici, conoscenti hanno inondato il web con messaggi di cordoglio, un ricordo, una frase, un aggettivo collegata alla sua giovane vita e a quel suo modo di essere disponibile e sorridente. Fra qualche giorno si conosceranno i risultati dell'esame autoptico disposto alla procura, che ha aperto un'inchiesta. Questa mattina intanto è stata allestita la camera ardente in una casa funebre della città, che ha visto un via vai di amici, parenti, sostenitori del Cosenza e anche il direttore sportivo del Vecchio, che ha portato la vicinanza della società Abruzia, che la ricorderà anche domani in occasione della gara fra Cosenza e Spezia. Ora ci occupiamo invece del Mare Verde, tante le segnalazioni in quest'estate alla nostra redazione, un fenomeno che compare all'improvviso di mattina o di pomeriggio sulle nostre coste e che ha costretto molti bagnanti ad astenersi dal bagno, dal entrare in acqua. È stata un po' una caratteristica dell'estate 2024, ripeto, tante segnalazioni alla nostra redazione, ma
delle proteste come a Pizzo Calabro, di cui vi abbiamo parlato sabato scorso, turisti, bagnanti ma anche amministratori locali, preoccupati anche i gestori dei siti. Noi abbiamo sentito il biologo marino, il professor Silvio Greco, che intanto rassicura e dice non è un fenomeno che danneggia la salute. Vediamo. Il mare verde all'improvviso, un'esperienza che in tanti hanno vissuto quest'estate sul Tirreno calabrese, località blasonate e turbate da quel colore delle acque che ha fatto allontanare i bagnanti e preoccupato i gestori di lidi, residenti, sindaci. In alcune zone, pensiamo a Pizzo Calabro, si è scesi in piazza per protesta, molti timori per la salute, ma l'esperto rassicura. Dal punto di vista della salute dei bagnanti, quindi di chi si immerge nell'acqua verde, non c'è nessun rischio, perché questa alga è un'alga che non è tossica, però mi rendo conto che per un bagnante che arriva in Calabria e vuole farsi il mare, il bagno in un mare che lui pensa sia blu, è chiaro che non è una bella cosa. Il problema, dice il biologo marino, il professor Silvio Greco, è che bisogna fare una scelta precisa e puntare sulla balneazione, evitando comportamenti quotidiani dannosi per l'ecosistema marino. Bisogna ridurre l'immissione di sostanze nutritive, che per il mare sono sostanze nutritive, poi per noi sono contaminanti, perché in ogni caso anche i reflui urbani non trattati, la grande quantità di nutrienti che arrivano appunto i fertilizzanti, quindi si può risolvere, basta iniziare a ragionare bene e correttamente in termini di depurazione. Però questi due anni che la stazione geologica, grazie alla procura di Vibo, alla procura di Lamezia e alla regione Calabria, ha dedicato alla mia regione, alla nostra regione, ci dice chiaramente che l'illegalità, quella problematica, l'illegalità diffusa, che non attiene solo ai depuratori, ma attiene proprio alle attività di ogni giorno. Noi troviamo sempre più aziende che scaricano direttamente a mare, lidi e villaggi che non hanno un corretto sistema di smaltimento. Quindi quel problema è collettivo, cioè noi dobbiamo assumerci una responsabilità collettiva come calabresi, se vogliamo continuare a fare balneazione. Insomma, è stato molto deciso, il professor Greco ha parlato di responsabilità collettiva da assumerci per avere un mare pulito. Cambiamo ancora pagina, parliamo dell'incendio che ha distrutto il pulmino dell'associazione Borgo Croce, che è stata, per questo è stata avviata una raccolta di fondi per comprarne uno nuovo. Intanto nel paese, alle porte di Reggio Calabria, si è tenuta una manifestazione, è stato davvero un grande abbraccio di solidarietà. Vediamo. Il grigio della cenere che sul pulmino dell'associazione Borgo Croce ha cancellato i colori fluo non si estenderanno alla comunità e a chi crede in questo progetto. Anzi, dopo l'incendio appiccato alla navetta usata per accompagnare i turisti nel piccolo centro, i cittadini e gli iscritti dell'associazione, che attraverso l'arte, la cultura, l'aggregazione hanno rivitalizzato questa frazione di Fiumara alle porte di Reggio Calabria, non hanno alcuna intenzione di mollare. Pronti a ripartire con lo stesso entusiasmo di prima, quindi non si molla, si va avanti, riusciremo a comprare un altro furgone piano piano e soprattutto riusciremo a portare avanti il nostro progetto, che è quello di vedere il nostro paese vivo, colorato, un paese che regali felicità alle persone che lo vengono a visitare. L'incendio ha fatto tam tam anche sui social e in poche ore Borgo Croce è diventato il centro di un abbraccio solidale, con tante persone sul posto a dimostrare la concreta solidarietà. Avviata anche una raccolta fondi per sostenere l'associazione. C'erano presenti tante istituzioni, tante associazioni, tante persone, le persone che ci seguono da anni, che continuano a restarci accanto e che hanno voluto dimostrarci veramente il loro affetto in maniera significativa, sia dal punto di vista fisico che anche veramente dal punto di vista morale. Ora ci occupiamo invece del carcere, perché è stata
un'estate molto calda negli istituti circondariali italiani e calabresi. L'ultima rivolta in ordine di tempo è stata quella di sabato scorso ad Arghillà, ma non è stata la sola in questa estate 2024. Oggi una conferenza stampa nel carcere di Siano a Catanzaro del segretario del SAPPE, il sindacato di polizia penitenziaria, che chiede al governo maggiore sicurezza. Vediamo. 1.800 aggressioni ogni anno agli agenti di polizia penitenziaria sono i numeri a definire l'emergenza che si vive nelle carceri. In Calabria l'ultima rivolta in ordine di tempo si è registrata sabato scorso ad Arghillà nel Reggino. La situazione è difficile da gestire anche a causa dei malati psichiatrici, tanti che avrebbero bisogno di un percorso sanitario dedicato e che invece si ritrovano insieme ai detenuti comuni. La denuncia del SAPPE, che stamattina in una conferenza stampa a Catanzaro ha evidenziato come negli ultimi 15 anni la situazione sia andata sempre più peggiorando. Il sistema della sicurezza negli ultimi 10-15 anni è stato completamente destrutturato e smantellato, con il taglio degli organici, il taglio delle centrali operative, con una formazione della polizia penitenziaria non adeguata, cioè si chiedeva al poliziotto di fare l'educatore. Questo è assurdo, non è possibile che un poliziotto faccia l'educatore. Quindi c'è tutto un percorso che va rivisto. C'è difficoltà, nonostante i concorsi, ha sottolineato il segretario del sindacato, a trovare agenti. Noi facciamo fatica ormai a trovare ragazzi che vengono a fare il concorso nella polizia penitenziaria. Nell'ultimo concorso, i ragazzi che sono usciti a luglio dalle scuole di formazione, di 1.750 circa, ne abbiamo presi 1.400 e altri 60-70 sono andati via durante il corso o subito dopo l'immissione in ruolo. Questo perché è diventato un lavoro ormai impossibile. Necessario, e questo l'appello al governo, ripristinare la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Noi chiediamo al governo di ripristinare ordine, sicurezza e legalità nelle carceri. Il governo sta facendo molto per il corpo di polizia penitenziaria, ma rimane questo grave problema di violenza continua nelle carceri, di indisciplina. È opportuno che ci siano misure rigide, drastiche, per fare in modo che il personale torni a lavorare in maniera serena come avveniva 10 anni fa. Alleggeriamo il tono con le iniziative tante di questa estate calabrese e partiamo da Celico nella Presila Cosentina. È stato un successo di pubblico per il Festival dell'Effimero, che si è chiuso con il concerto nei giorni scorsi di Ermal Meta. Vediamo. Concerti entusiasmanti e anche momenti culturali di grande spessore. È stato questo il Festival dell'Effimero di Celico, giunto alla sua 14ª edizione. 5 giornate di musica e intrattenimento, ma anche momenti di riflessione, come detto, con la partecipazione di migliaia di persone, giunte anche da fuori regione, per trascorrere qualche giorno nel borgo presilano, ma più in generale, nell'intero comprensorio. Le due serate finali, ovvero i concerti di Michele Bravi e Ermal Meta, sono state seguite da migliaia di persone. Le qualità delle performance e anche l'unicità degli spettacoli, per Michele Bravi unica tappa italiana, per Ermal Meta unica in Calabria, hanno permesso di rendere le due esibizioni autentiche gemme per gli appassionati. I numeri fatti registrare del resto sono una conseguenza evidente. Con Michele Bravi il 22 agosto una serata emozionante fra brani contenuti nel nuovo disco Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi e poi singoli di maggior successo come Il diario degli errori, certificato disco di platino, e Mantieni il bacio, disco d'oro. La 14ª edizione del Festival dell'Effimero si è chiusa poi il 23 sera con Ermal Meta, che con il suo live ha acceso l'entusiasmo del pubblico con Buona fortuna, Ragazza paradiso, Piccola anima e Non mi avete fatto niente, canzone cantata insieme a Fabrizio Moro e vincitrice al Festival di Sanremo 2018. L'edizione di quest'anno è stata superlativa, con una partecipazione che speravamo sì di avere, ma che sinceramente alla fine ci ha letteralmente sopraffatti, ha detto il sindaco di Celico Matteo Lettieri. Un bilancio assolutamente positivo, avvalorato dall'arrivo di persone da altre regioni che hanno riempito tutte le strutture ricettive della zona, a stagione estiva ancora in corso. Ed è toccato invece al volo chiudere la stagione estiva al Teatro dei Ruderi di Cirella, nell'area archeologica. Tanti artisti si sono esibiti alla rassegna Tirreno Festival, facendo registrare spesso il tutto esaurito 45.000 gli spettatori che hanno assistito ai live. Vediamo. Yeah.
Le voci del volo planano sul teatro dei Ruderi di Cirella per essere accompagnata da quelle del pubblico che intona con loro i grandi successi della musica italiana e i brani che hanno reso il trio famoso in tutto il mondo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble insieme all'orchestra hanno incantato la platea, ancora una volta sold out, segnando un altro successo per la rassegna Tirreno Festival che con il live di ieri ha raggiunto 45.000 spettatori provenienti da tutta Italia e dall'estero. Una stagione entusiasmante che ha visto esibirsi dal vivo De Gregori, Fiorella Mannoia, Tommaso Paradiso, Manu Chao, Geolieri, Ricchi e Poveri, solo per citare alcuni artisti, che ha superato ogni aspettativa. È un risultato che noi immaginavamo nella nostra testa, ma adesso è diventata realtà perché la Riviera dei Cedri ha un festival invidiato da tutto il Mezzogiorno, da tutta Italia. Il Teatro dei Ruderi è diventato un punto di riferimento per tutte le produzioni, non solo italiane ma anche internazionali. Una consapevolezza che proietta l'impegno per il futuro. Garantirà al pubblico sempre stagioni di questo livello, anche perché le aspettative sono sempre alte e noi dobbiamo impegnarci al massimo per dare sempre continuità ad un progetto che adesso è diventato un punto di riferimento non solo per la cultura e per lo spettacolo dal vivo, ma anche per il turismo. Chiudiamo con lo sport. Domani la Serie B torna in campo, il Cosenza ospiterà lo Spezia, il Catanzaro sarà a Cesena. Intanto negli ultimi giorni di mercato i dirigenti silani proveranno a rendere più competitiva la squadra. Vediamo. Come si fa a non parlare di mercato a 3 giorni dalla chiusura delle famose porte? Semplice, con un turno infrasettimanale. La terza giornata di campionato infatti si gioca già domani per quanto riguarda gli impegni di Cosenza e Catanzaro. Entrambe vorranno fare meglio rispetto a quanto accaduto domenica scorsa, soprattutto sul piano del risultato, perché in fondo il Cosenza ha giocato una buona partita contro il Mantova, ma gli episodi non sono stati favorevoli. Non solo gli episodi, perché qualcosa non ha funzionato nella fase difensiva e a questo punto ci si chiede, saranno confermati i 3 centrali visti in campo domenica scorsa contro la Cremonese? Probabilmente no. Camporese, non schierata a Mantova, potrebbe trovare posto per quello che sarà l'esordio in campionato dopo la squalifica scontata contro la Cremonese. Venturi si sta riprendendo dopo l'infortunio ed è subentrato nella ripresa di domenica scorsa. Vedremo se sarà pronto per i 90 minuti. A centrocampo area di conferma per Kurfalidis, mentre Kwan dovrebbe giocare dietro la coppia Mazzocchi-Fumagalli, in attesa di Sanko al 100% e in attesa che il mercato nelle ultime ore possa regalare qualche rinforzo ad Alvini. Ci saranno anche delle cessioni, la più attesa probabilmente quella di Marras, che si avvicina al Cesena. In casa Catanzaro invece non c'è da riscattare una sconfitta, ma si va alla ricerca della prima vittoria stagionale. I 2 punti ottenuti sono un buon bottino, soprattutto se si tiene conto che i giallorossi hanno affrontato una delle squadre più forti del campionato, ovvero il Sassuolo, e la Juve Stabia, che già all'esordio aveva sconfitto il Bari a domicilio. Contro i campani probabilmente nel primo tempo è stato dato troppo spazio alle iniziative avversarie e, come detto allo stesso Caserta, gli ospiti sono stati bravi a far giocare male il Catanzaro. Contro il Cesena nella prima trasferta stagionale sarà un match difficile. Vedremo se Caserta cambierà qualcosa, ripartendo magari da chi nel secondo tempo ha dato un contributo importante già domenica scorsa. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che maggiori aggiornamenti li troverete nelle prossime edizioni dei nostri TG. Arrivederci.